C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore. Sono salvato, sono perdonato, c'è grande gioia nel mio cuore. Io ho un amico che mi ama, che mi ama. Buona giornata cari amici, è quella volta di Silvio di Segna, oggi conosciamo la figura di questo altro bambino. Prego Simona. Ciao a tutti, allora oggi parliamo di Silvio di Segna, era un fanciullo che è andato in paradiso a 11 anni. Allora, lui nasce il 1 luglio del 1967 in provincia di Torino, in una città chiamata Moncalieri. Allora, suo papà era operaio della Fiat, la mamma prima faceva la casalinga e poi ecco, lavorava come collaboratrice scolastica. Allora, Silvio di Segna già da bambino ecco, era un bambino molto servizievole. Infatti, una volta racconta la mamma che quando andavano i genitori fuori, si allontanavano per un po', allora lui faceva trovare la casa tutta in ordine e apparecchiava la tavola con tutte le posate più belle e faceva trovare i pasti pronti. Era un bambino molto intelligente, infatti a scuola faceva tutti i compiti, era molto diligente, bravo a scuola. Rendeva molto bene e poi da grande aveva due sogni, quella di fare il maestro e quella di fare il calciatore. Di fare il maestro perché gli piaceva molto spiegare le cose agli altri e infatti a scuola si metteva spesso a servizio dei compagni quando non capivano qualcosa, si metteva a spiegare e tutto. E poi amava il calcio e da grande aveva anche il sogno di fare il calciatore. Allora, ecco, nella sua fanciullezza, quando era ancora bambino, ecco, gli viene diagnosticato un tumore, scopre di avere un tumore alle ossa. E quindi questo fu un dolore per la famiglia, però lui comunque accettò la sofferenza, accettò questa malattia e, come dice il padre, seppe vivere da gigante. Anche se era bambino, era un gigante. E infatti lui, quando era malato, prendeva la forza dalla comunione e dal rosario alla Madonna. Amava molto l'Eucarestia e la Madonna. Infatti i suoi giorni più belli della sua vita sono stati il giorno della comunione e il giorno della cresima. E l'ha ricevuta ecco, la cresima un po' prima della sua morte. Infatti andava a messa tutte le domeniche e pregava tutti i giorni il Santo Rosario, soprattutto nei momenti più dolorosi della malattia. Lui lo pregava spesso, soprattutto lui ha saputo vivere con gioia la malattia perché anche lui ecco, si sentiva amato da Dio, come tanti altri bambini santi tipo Laura Degano, anche Chiara Badano. E nella malattia Silvio di Segna diceva Gesù mi ama, Gesù mi vuole bene. E questo dava a lui quindi la forza per andare avanti, soprattutto lui aveva capito il senso di questa sofferenza, cioè lui univa la sua sofferenza a quella di Gesù.
perché lui sapeva, aveva capito che come stava soffrendo lui, così c'era Gesù insieme con lui. E quindi questo gli dava la forza di sopportare, quindi la malattia, le varie terapie, tutto quello che veniva insieme praticamente. Ed era un ragazzino che amava tanto la vita, infatti una volta scrive alla mamma, dice ti ringrazio mamma, quando gli regalano la macchina da scrivere, dice ti ringrazio mamma perché mi hai messo al mondo, perché mi hai dato la vita che è tanto bella, io ho tanta voglia di vivere. Praticamente lui sale al cielo nel 1979 e quindi aveva poco più di 11 anni. E adesso ecco, continua a vegliare sulla sua famiglia e rappresenta un esempio per tutti quanti, quindi sia per i fanciulli che per gli adulti, ma anche per le famiglie che si trovano ad attraversare un momento di sofferenza come la malattia di un figlio. Ed è quindi è una storia da tenere presente, perché spesso è facile anche farsi prendere dallo sconforto. E Silvio ci insegna che anche nella sofferenza di un tumore si può vivere con gioia e si può morire cantando. Grazie Simona, ecco anche la storia breve appena ascoltata, ecco potrete, chi fosse interessato, rileggerla in questo libretto, sempre edito da Shalom, dove riporta quella di Silvio e altre storie di bambini, ragazzi, quindi un libricino così piccolo ma prezioso per questi profili, ecco, così brevi ma essenziali della vita di ragazzi e di bambini. Buona e santa giornata, cari amici. Gesù ci ama, 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 alleluia, ah, ah, ah. 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 Gesù ci ama, 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 alleluia, ah, ah, ah. Gesù ci ama, alleluia.